Bentrovati, gara 2, 600 Open, qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Abbiamo assistito a una gara 1 spettacolare con la vittoria di Saltarelli, Bianucci all'ultima curva infilato, Ferrari, Andre, sì. Filippi purtroppo ha abbandonato la compagnia un poco prima con uno scivolone rovinoso, speriamo che non abbia conseguenze per quanto riguarda gara 2 che si sta prestando ad avviarsi. Saltarelli, Filippi, Ferrari, Pozzo, Gioia, Bianucci, Marley, Fiore, Felappi, Osler, Bucenti, Serra, De Maria a chiudere la bandiera rossa che imperversa. Intanto si stanno per accendere tra poco i semafori e tra poco si spegneranno perché parte la seconda parte della 600 Open. Si accendono i semafori, si spengono, via, partiti, altra partenza. Si mette da prima di Saltarelli, è lì vicino, che deve tenersi da Ferrari e Filippi, sempre loro due. Adesso Filippi è un po' più arrabbiato secondo me perché vuole riscattarsi un po' da gara 1. Peccato per quella caduta, Andrea, che perché si sarebbe giocato non so se la seconda piazza, ma sarebbe stato lì davanti con gli altri a giocarsela. Sicuro. E intanto ti vedo che inizia a studiare un po' la partenza. Bianucci terzo, Gioia sta provando ad infilare, Ferrari non ci riesce. Cioè, Bianucci rispetto a gara 1 è partito meglio. È partito meglio, sì. È partito meglio. Saltarelli è partito bene come sempre. Mi sembra avere molto feeling con la pista. Filippi bene, secondo, sta provando a restare attaccato a Saltarelli, cercando di non farlo scappare, come cosa che era successa invece in maniera anche abbastanza agevole e semplice in gara 1. Certo. E in questa prima fase chiaramente non è sta fase di studio, sì, è una fase ancora di studio e Saltarelli non sta scappando via immediatamente. Filippi è vicino, si sta prendendo già dei bei rischi. Abbiamo visto già che barcollava easy e facile sulla sua mottona Jacopo De Maria, intanto inquadrato anche lui mentre siamo all'avvio della gara. Primo giro ultimato con Saltarelli davanti, Filippi, Bianucci giusto appunto, Ferrari, Gioia, Pozzo, Marley, Osler. Pozzo ad esempio indugio su di lui, Andre, perché ha fatto un 21,7 in qualifica, neanche un secondo sotto Saltarelli, non riesce a stare col passo degli altri. Non ce la fa. Ha tirato, si vede, il coniglio dal cilindro, l'ha pescato in qualifica e adesso non riesce però ad avere un ritmo costante, più che altro, perché si tratta di essere costanti poi. Sì, infatti quello è. I tempi sono abbastanza serrati perché... Molto più serrati di prima e mi sembra che tra poco iniziamo ad avere qualche raffronto, sto iniziando anche a capire qualche raffronto cronometrico live per capire sui vari intertempi, ma mi sembra che si stiano decisamente migliorando rispetto a prima. Faceva molto più caldo prima, adesso invece non ti dico che fa freddo, però si sta meglio e probabilmente magari sono entrate anche più in temperatura le gomme. Sì, sicuramente lavora meglio le gomme se non fa troppo caldo, che poi al contrario di quello che possano pensare, diciamo, un po' gli amatori, col troppo caldo la gomma poi scivola di più. Quindi non è neanche così un bene. Intanto Saltarelli sta iniziando a di nuovo prendersi lo spazio, si sta preannunciando una gara simile a quella di prima, Andre. Saltarelli via, Filippi, Bianucci, Ferrari di nuovo stanno andando a formare un trenino per il secondo posto. Almeno mi sembra questo, 20,8 Saltarelli. Sta rifacendo esattamente quello che ha fatto prima. 21,9 Ferrari, Andre. Ma Filippi mi sembra che abbia un po' il passo per provare a scappare e bisogna vedere quanti rischi però si sta prendendo, anche quello. E te l'ho detto, il vantaggio di Saltarelli larghissimo qua, Saltarelli, vedi, questa è l'interpretazione della curva, ognuno la fa come vuole. Esatto, dicevo, non riesce a fare la differenza nei primi giri, facendo dei primi giri tipo qualifica e lì fai la differenza, perché intanto che gli altri prendono il passo per iniziare ad andare forte, tu ce l'hai subito, capito? Quindi quello è un po' il vantaggio. Ed Filippi, è quello che... Filippi all'inseguimento, non di Saltarelli, perché veramente Saltarelli in questi due giri ha già creato un solco, ma si è riformato il terzetto storico dei ragazzi. Filippi, Bianucci, Ferrari e Andrea a questo punto, poi calcolatrice alla mano, dobbiamo andare a fare qualche calcolo perché poi al Cremona Circuit a settembre ci possono sarà essere scintille e a quel punto lì bisogna anche capire chi ha più trovato attitude con il circuito. Sicuramente Saltarelli, Ferrari li sta curando, però Ferrari, stiamo vedendo la telecamera di e Ferrari. Bianucci ha preso Filippi, occhio, perché Filippi sembrava che fosse scappato e mica tanto, perché purtroppo per lui fa 22,6 in questo giro.
Dietro Ferrari fa 21,6, gira un secondo più veloce. Infatti. Ferrari su Bianucci vicinissimi. All'esterno. Ha provato un sorpasso. Adesso vedrai che proverà l'incrocio qua, se arriva giù là in fondo forte. Ma ci proveranno tutti quanti forse. Qua, secondo me ci prova subito. Anche perché è ancora al dente avvelenato da gara 1. Con Bianucci che l'ha passato, Ferrari alle spalle di Bianucci. Bianucci prova a scavalcare Filippi. Mamma mia, si sono accodati. Adesso bisogna vedere come escono tutti e tre. Perché sembra 4-4 Ferrari, ma secondo me è lì che si sta provando a giocare il corpo in canna per scavalcarlo. E dietro ho visto Gioia e Pozzo che si sono appaiati anche loro, che si andranno a giocare presumibilmente la quinta piazza. Bianucci, Bianucci è entrato. Bianucci è entrato su Filippi, lo ha passato. Bianucci su Filippi, secondo Bianucci momentaneamente, terzo Filippi, quarto Ferrari. Bisogna vedere Ferrari adesso se risponde subito, se capisce che è Bianucci quello da andare a prendere. Anche perché se Bianucci ha più passo è un problema, Andre. Sì, questo indubbiamente. Ferrari e Filippi sono compagni di squadra, quindi staranno un attimino attenti, anche se quando si corre si sa che ognuno fa il suo, è giusto così. Secondo me, anzi, invece che darsi fastidio adesso, dovrebbero mettersi lì per andare, provare a riprenderlo a prendere, insieme, esatto. Mentre Saltarelli fa 20.657, miglior tempo, migliora anche la qualifica. Ma come ha pattinato Ferrari qua, per me ha perso qualche passetto, invece no, perché rientra subito Ferrari, perché Bianucci non sta scappando. Andre, non mi sembra che Bianucci abbia il passo per scappare. No, scappare di certo no, provare a star davanti a gomitate sì. Quello però è bello lo spettacolo, è giusto così. Bella, bella gara in realtà, se le stanno dando in santa ragione con la coda dell'occhio, visto che Ferrari è ancora dietro a Filippi, ma che ci sta provando. Qui è il momento in cui Bianucci allunga un po' di più. Esatto. Però poi nella parte finale non riescono a riprendere. Sì. Probabilmente è proprio un gioco di inseguimento. Poi si vede che la moto va meglio. Sono delle in moto. Alcuni settori piuttosto. Infatti, che in altri. Vediamo Saltarelli, Kawasaki, Ferrari. Scusami, Bianucci con la Honda. Esatto. E Filippi e Ferrari con la Yamaha. Con la quindi Yamaha. È anche un po' un gioco del. Guarda, qua lo riprendono completamente. Si vede che in aerodinamicità, in alcuni punti riescono di più con le loro Yamaha ad avvicinarsi alla Honda di Bianucci. Mentre la Kawasaki, super Kawasaki di Simone Saltarelli, sta volando letteralmente a prendersi la seconda vittoria, cosa per lui più importante, anche perché siamo praticamente a metà della seconda gara. E qua Bianucci, voglio andare a vedere un po' il monitor dei tempi, qualcosina sta guadagnando. Sta guadagnando perché adesso è da solo, non sta lottando e però sta fa 22,5 qua. Andre 22,4 Ferrari, in realtà Filippi 22,3, in realtà hanno guadagnato qualcosina. Non mi sembra con la coda dell'occhio che abbiano guadagnato chissà che cosa. Sì, si tratta di qualche scavalcato Bianucci. Occhio, perché Filippi lo ha scavalcato. Ferrari lì va larghissimo. Incredibile, Andre, incredibile. Eh sì. E chi se lo aspettava? Effettivamente da quel decimino sembrava poco. O ha fatto magari un errore. Un errore, sicuramente mi viene da pensare questo. Un decimo questo. Non è questo, cioè è troppo. E anzi si trova adesso guarda come si è ribaltata la gara. L'Honda che si trova tra le due Yamaha. Esatto. La Kawasaki se n'è andata. Ma occhio, è ripassato. Ah no, Bianucci no. Occhio, perché adesso Ferrari è minacciosissimo. C'è ancora un po' il dente avvelenato alle spalle di Bianucci. E Filippi più che altro che vuole anche lui tenere probabilmente la posizione, perché prima ricordiamo che ha avuto quella problematica della caduta, e allora proverà a stringere i denti, a tenere la seconda posizione. Ma qui si stanno divertendo tantissimo. Siamo arrivati praticamente alla fine del sesto giro. Guarda che Bianucci. Strade diverse, che traiettorie diverse lì in uscita. Sì, ma occhio, perché Ferrari dietro è minacciosissimo. Sì. Noi vediamo solo Bianucci su Filippi, ma Ferrari dietro è minacciosissimo. Vediamo se si guarda! Fa vedere. Eccolo! Si fanno vedere tutti, che l'ha passato Ferrari. Ferrari ha passato Bianucci alla fine del giro. Eccolo qua, Michael Ferrari. Che sorpasso, Andre. Bello, bello, bello. Unitissimo alla fine del rettilineo. Anzi, adesso si mette l'inseguimento di Filippi. Filippi ed è anche vicino. Guarda come le interpretano in maniera diversissima. Qua Ferrari di solito va larghissimo, invece no, eccolo lì. Entra Ferrari, doppio sorpasso clamoroso in avvio di giro. Filippi, vediamo se si riprende la posizione. Forse sì, perché non vedo più Ferrari a fianco. Filippi. Se la stanno combattendo, eccolo lì Ferrari che ripassa. Ferrari, doppio sorpasso clamoroso. Filippi è velocissimo lì nella S veloce. Ma a mio parere la curva precedente, dove Ferrari poi lo stavamo vedendo con una strada diversa,
è più giusta quella di Ferrari come strada, infatti ha avuto un po' di beneficio come impostazione, perché sì, dici? Perché Filippi la chiudeva subito e poi tende ad allargarsi, invece lì è da fare un po' come la faceva appunto Ferrari, entrare un po' largo e andare a chiudere dopo. E interpretazione, semplicemente interpretazione, che poi ai fini cronometrici c'è anche poco, perché stanno girando veramente veramente molto simili, tranne Saltarelli che continua a essere davanti, continua e ha fatto a farlo bene il suo lavoro. Simone Saltarelli, settimo giro che ha ultimato prima in 22-1, non ha più bisogno di alzare il ritmo, Andre, lo sta, anzi, perdono di abbassare il ritmo, lo sta anche alzando decisamente. Anzi, secondo me ha fatto un vantaggio molto più importante. Primo, secondo giro. Ha martellato come un pazzo nei primi quattro giri. Ha fatto anche meglio della qualifica, quindi magari sta provando delle gomme nuove, diverse, non lo so, per vedere di fare il best. E adesso non penso che sia neanche toccabile il suo best, 20 e 6, non lo fa nessuno. Intanto qualche slow motion importante, questa è la fase iniziale della gara, guarda lì che traverso che prende, e tra l'altro si deve alzare per ribilanciarla la moto. Michele Filippi, che comunque in qualche maniera ci sta provando. Prima degli slow motion, Andre, ho visto un'inquadratura quando siamo praticamente all'ottavo giro, sai che Ferrari mi sa che sta provando a scappare. E beh, ci sta, nel senso, ha voglia di riscatto dalla gara precedente, e quindi anche ai fini del campionato andremo poi a vedere un pochettino. E tra l'altro stavo vedendo una cosa, dopo mi aiuterai tu. Sì. Perché non so se Pozzo sta venendo su forte. Ah, ok, adesso vedremo. Sto guardando il monitor dei tempi, Pozzo fa 21.9, 21.6 alla settima tornata. Alla settima tornata va come Ferrari. Filippi ha fatto 22.7, gli ha preso un secondo. Bianucci alla settima tornata ha fatto 22.9, gli ha mangiato un secondo e tre. Occhio a Pozzo, Andre. Non so se possa rientrare, però con la coda dell'occhio ho visto proprio a livello di immagine che la sua moto si stava avvicinando. Adesso vediamo. Questo è Ferrari, sta provando a scappare, Andre. Certo, e mi sembra che inizia ad avere un bel... Non aveva mai avuto un margine così importante Ferrari. No. Infatti Filippi in questo momento per lui è dura. È dura andare a riprendere Ferrari. Ed è dura perché deve lottare con Bianucci. E poi anche uno zero della gara precedente. Quindi magari si vuole anche un po' trattenere per portare a casa dei punti, giustamente. Quindi sai, non è mai... Non è facile la sua posizione sicuramente. No. Quando stanno per transitare tra poco... per aver ultimato l'ottavo giro, la mia era un'immagine, era un flash che ho avuto su Pozzo, perché mi sembrava che stesse andando forte. Adesso da qua probabilmente vediamo anche l'equiparazione Ferrari Filippi. Guarda Pozzo dov'è, sì. Guarda, avevi Pozzo ragione. Ha preso totalmente Bianucci. Pozzo è alle spalle di Bianucci, 21 e 5 Pozzo questa forte tornata, Andre. Sta volando Pozzo. Tra poco non mi stupisce se lo trovo davanti a Bianucci. Bianucci è totalmente crollato in questa parte. Ha avuto un parte. Crollo, sì. E l'ha scavalcato. Ho visto adesso Pozzo, anche con la ha scavalcato dell'occhio. Bianucci. Non ne ha più bisogno, si vede Bianucci. No, non ce la fa. E probabilmente ha dato tutto subito e adesso è un po' impiccato. E giustamente Pozzo si è messo a spingere, perché comunque quando inizia a girare sul passo dell'1.21 qua dentro con una 600 vuol dire che non è piano, ti posso assicurare che non è piano. Tu che sei un piccola scodata, c'è da accelerare. Sì, guarda Pozzo, ma io ti dico che per me ha il margine per rientrare su Filippi, mancano due giri e mezzo. Sì. Secondo me il margine per prendere Filippi potrebbe anche averlo, cioè per strappare clamorosamente una posizione sul podio. Adesso capiamo. Anche perché Ferrari, voglio andare a vedere adesso Ferrari. 21-2 però Ferrari. Ha ripreso a andare forte. Sta ma forte, forte. Ma Ferrari sta andando fortissimo. Non per prendere Saltarelli, ma per crearsi quello spazio. Pozzo ha passato Filippi. E guarda già Pozzo come inizia a farsi vedere un po' negli specchietti da parte. Gli specchietti virtuali che poi non ci sono. Sono però. Mi medesimo sempre su tutto. Eccetera eccetera, stiamo cercando anche un po' di andare ad investigare sul perché di questo crollo totale. Sì. Da parte di Bianucci, strano.
Strano, ma si vede che non ne ha più Andre, non ne ha più, perché ha dato tutto anche in gara 2 con quel sorpasso finale clamoroso, mentre mi sembra che Pozzo sia arrivato a Filippi in un amen, lo ha preso, e non mi stupirebbe se lo vedessimo tra poco entrare su Michele Filippi. Io clamorosamente avevo indugiato prima sul perché di quella di tutta quella di quello stentare da parte di Pozzo. È riuscito. Beh, intanto si è liberato di Bianucci, adesso ha messo nel mirino Filippi, staremo a vedere se ne ha addirittura per passare anche Filippi. Bisogna vedere adesso col prossimo riscontro cronometrico sul giro quando lo chiuderanno. Pozzo sta andando comunque abbastanza bene, fa 21,7, 21,9, ma è vicino, 22,4, 22,2. Filippi l'ha preso, Pozzo ha preso vicino. Filippi, Bianucci non ne ha per provare a scavalcarli, loro non hanno quel passo per andarsene via, no. Però qualche metro lo hanno preso. Però lo vedi, guarda che adesso sta arrancando però dietro Bianucci. Guarda che adesso viene fuori dalla scia, guarda, vediamo Pozzo se riesce. Eccolo, sì. Pozzo lo ha preso, lo ha scavalcato, sì. Pozzo ha scavalcato già Filippi, incredibile come si è ribaltato tutto da gara 1. È cambiato proprio tutto. È cambiato il mondo da gara 1, Andre. È incredibile tutto questo. Sì, assolutamente. Bravo Pozzo, che in questo momento è comunque è terzo, e quindi un podio è sempre bello fare un podio. Soprattutto con i primi due, che Saltarelli e Ferrari, che stanno andando forte. È interessante. È incredibile quello che stiamo vedendo, è incredibile quello che stiamo assistendo. Nel frattempo Filippi, non so, sembra avere un po' forse patito quel sorpasso, e io non so se ne abbia per restare. Poi qua bisogna entrare nella testa del pilota, che dice: cosa faccio? Provo ad andare a prenderlo rischiando di cadere, sono già caduto prima, faccio due zeri. Ci sono tantissimi pensieri che possono attraversare la mente dei piloti, che da questo punto di vista non si stanno risparmiando e non stanno lesinando continui tentativi per provare a evidentemente restare aggrappati a quelle che sono le loro sensazioni, umori. Ultimo giro, Saltarelli è scappato, Bianucci non ne ha più, lo vedete a chiudere il gruppo dei Magnifici 5, Saltarelli, Ferrari, Pozzo, Filippi, Bianucci. Anche Pozzo mi sembra che stia allungando su Filippi, e qui non abbiamo più bisogno dei raffronti cronometrici, Andrea. No. Se n'è andato, punto e basta. Se n'è andato, e diciamo che ognuno si è messo al sicuro. Saltarelli si è messo al sicuro, Ferrari tirando così si è messo al sicuro per il secondo posto, e quella stessa manovra la sta cercando di fare Pozzo ai danni di Filippi. Eh sì, stanno cercando ognuno di prendere quel gap che gli serve per mantenere la posizione, esatto. Per riuscire a essere tranquilli e sicuri della loro piazza. Eccolo qua, super Simone Saltarelli, che sta veramente trebbiando e matando tutto quanto il parterre. Ferrari cerca di inseguire affannosamente Saltarelli, ma è riuscito a crearsi un bello stacco da Pozzo e Filippi. Ultime io sto facendo curve. I calcoli, caro mio, tu sì. Non lo sai, ma io sto facendo già i calcoli. Mamma mia, ultime Ferrari curve. Pozzo, via tutti quanti, anche perché in piedi per super Simone Saltarelli, che fa 2 su 2, prende un 50 importantissimo a Cervesina. Ferrari secondo, terzo Pozzo, quarto Filippi, Bianucci arrancando. Per me ha sgretolato la gomma Bianucci, non ne aveva più. Impennatona di Ferrari. È contento, dai, giusto. Bianucci quinto, Felappi sesto, Marley settimo, ottavo Osler. La dominata da super dominatore Saltarelli, Ande fa doppio primo. Adesso tra poco andiamo a fare un bel riscontro dopo il parco chiuso. Bella gara di Pozzo in gara 2. C'è. E allora Saltarelli, Ferrari, Pozzo, Andre, diamoli a parco chiuso le premiazioni, e poi noi facciamo i calcoli per la parte finale. Siamo qui con Michele Filippi, uno dei migliori talenti della sua categoria. Allora Michele, le tue impressioni per questa gara? Sei stravolto. Rispetto a stamattina, quando sono caduto non riuscivo
ho girato sempre più alto dei tempi di stamattina. Non ce l'ho fatta a mettere insieme il giochino, va bene dai, mi sono divertito, dopo un po' meno quando ho visto che non riuscivo più a dare gas, che ero sempre un po' dietro a scivolare. Lì mi stavo divertendo meno perché vedevo che stavo perdendo terreno e vabbè, però dai, sono le gare, boh, sono contento di come è andato comunque lì, che tranne la caduta la mattina, ma i tempi fatti e tutto, ci rifaremo la prossima volta. Va bene, grazie mille. Considerazioni, parco chiuso della 600 assoluta, vola 109 punti Saltarelli Andre, 96 Bianucci che paga tantissimo l'11 di gara 2, però il run to run di Saltarelli è clamoroso, 25 Cremona, 25 Varano, 25-25 poi questo round con un doppio così che ti assicuri un 50 punti gli è bello. Ha mangiato 19 punti e lo ha scavalcato, e a questo punto però a Cremona fece 25 Saltarelli. È difficile, è difficilissimo per Bianucci riprendersi la posizione, sono lontanissimi, 81 Ferrari, 50 Gioia, tutti decisamente più lontani. Nella stock, Osler 101, 90 Marley, 63 Pozzo, la situazione è questa. La situazione è difficile, difficile, staremmo a vedere a Cremona, ma... Dai, deve proprio impegnarsi Saltarelli. Sai a... cosa facciamo? Non sai partecipare. Cosa facciamo? Auguriamo una buona estate ai piloti e ci rivediamo. Assolutamente, tutti a Cremona. Assolutamente. A Cremona! Ciao ragazzi! Ciao, ciao.